Buonasera a tutti e bentrovati per un nuovo episodio di Storia di Album. La settimana scorsa abbiamo parlato di Nero a metà di Pino Daniele. I Napoli tra gli anni 70 e 80 era una delle 5 culle italiane a livello cantautorale, insieme a Milano, a Roma, all'Emilia Romagna e alla Liguria con De André e i vari. Abbiamo anche oggi un disco di un autore napoletano, di un cantautore napoletano di impronta decisamente rock. Il disco di questa sera è Sono solo canzonette e lui è Edoardo Bennato. Ma che sarà? Che cosa t'offrirà? Quest'altra storia, quest'altra novità. L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità. L'unico rischio è che sia tutto finto, è che sia tutta pubblicità. Per questa super produzione Bennato si circonda di ottimi musicisti. Lui canta, suona la chitarra, il casulo e l'armonica bocca. Gli altri tre chitarristi sono Tony Di Mauro, Lucio Bardi e Claudio Bazzari. Ernesto Vitolo suona il pianoforte, Aldo Banfi il sintetizzatore. Tony Cercolo e Rosario Germano sono i percussionisti, così come Ella De Bandini e Alfredo Golino i batteristi di questo album. Paolo Donnarumma suona il basso, Orazio Mori è un baritono, mentre Eric Martelli è un soprano, due cantanti lirici in un disco di impronta pop, rock e folk. Renato Riccio suona la viola, Nando Caccaviello il violoncello, Enzo Vitabile, lo storico Enzo Vitabile, suona il sax, mentre Robert Fix suona la ciaramella e il cromorno. Un album pubblicato nel 1980, un grandissimo album, un concept album per Bennato, un grandissimo successo. Che ha venduto tanto, ha venduto veramente tanto ed ha avuto grande successo in grandi e piccini. Sono, non sono il capitano Uncino, eh? E allora avanti col coro, cantate tutti con me e ripetete con me gli slogan che vi ho insegnato. I pirati non siamo, tutto il sistema lo fiamo. C'è di strano, facciamo un gran casino, al fondo lavoriamo per capitano Uncino. Sono solo canzonette è il settimo album in studio di Edoardo Bennato ed è un concept album ispirato alla fiaba di Peter Pan di James Matthew Barrie, uscito nel 1980. Con questo album Bennato ottenne un enorme successo, tanto da poi riuscire a collaborare anche nelle musiche del musical in Italia di Peter Pan. E nonostante tutto, il disco però uscì a un solo mese di distanza dal suo lavoro precedente, ovvero Uffa Uffa. Bennato divenne un cantautore più che affermato dopo questi lavori e vinse il disco d'oro con questo album, con oltre 25.000 copie vendute in Italia, e divenne quest'album il terzo più venduto di quell'anno, dietro a due colossi come il disco omonimo di Lucio Dalla al primo posto e a The Wall dei Pink Floyd al secondo posto, tenendosi alle spalle dischi storici come Viva l'Italia di Francesco De Gregori o Zenniata Mondatta dei Police, due album veramente, veramente importanti. È un album che parla a tutti e che comunque poteva essere fatto solo da lui, con il suo carisma, la sua grinta e la sua grande personalità. Ve l'ho già detto, io sono il più cattivo. Io vi do il tempo, anzi, il tempo sono io. Il tempo a volte è strano, ma il tempo è galantuomo. Io non vi imbroglio, ma non mi si può imbrogliare. Io vado piano, ma non mi si può fermare. Da tempo al tempo, e i conti devono tornare. Seguite il ritmo e andate a tempo col vostro cocco. Ma sono solo la chiave di coccodrillo. Io mi do il tempo ma sono un coccodrillo. Sono galantuomo ma sono un coccodrillo. E a volte piango e non mi vergogno a dirlo. Ma sono solo la chiave di coccodrillo. Ma sono tutta la chiave di coccodrillo.
In questo album sono contenuti alcuni dei maggiori successi a livello commerciale di Edoardo Bennato. Il rock di Capitanoncino, come dice il titolo stesso, è un brano di impronta rock che parla delle vicende dal punto di vista del temibile Capitanoncino, capitano della ciurma pirata dell'isola che non c'è. Ma che sarà un brano molto veloce, con un andamento ben spedito e la partecipazione fondamentale dei cori del sax. L'isola che non c'è invece è un pezzo di impronta cantautorale, indubbiamente il più dolce dell'album, che inizia con chitarra e voce e ha una dolcezza unica. È il pezzo forse migliore scritto da Bennato in questo album. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. Poi la strada, la trovi da te. Porta all'isola, che non c'è. Rocco Coccodrillo è un brano all'andamento abbastanza moderato, nonostante la sua ferma e certa impronta rock. E parla del coccodrillo che mangiò la mano di Capitanoncino, un brano comunque sempre amato da grandi e piccini e soprattutto dai fan di Bennato. Sono solo canzonette, il brano che chiude l'EP e il brano anche che gli dà il nome. È un brano di grande carisma dove Bennato spiega la scrittura dei suoi testi definendoli semplici canzonette, un brano dove i cori si sentono molto e dove comunque l'andatura è abbastanza spedita. È un brano comunque veramente, veramente importante a livello commerciale per Bennato. Mi ricordo che anni fa, di sfuggita dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava. E nei sogni di bambino la chitarra era una spada, chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va. Veramente non si può dire niente su quest'album. È un album spettacolare con dei musicisti altrettanto spettacolari e Bennato, Bennato è Bennato, è forse una delle migliori interpretazioni di certe canzoni che abbiamo in Italia. Abbiamo per esempio l'esempio qui, dove parla di cose lontane, se noi pensiamo al mondo della musica, però alla fine riesce a appassionare tutti in canzoni come per esempio Sono solo canzonette oppure L'isola che non c'è. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito ad iscrivervi al canale YouTube, ad andare a seguirmi sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram, sempre Mickey the Drummer. Ogni giorno su Facebook e su YouTube escono una drum cover alle 7:30 e ogni lunedì uscirà un nuovo episodio di Storia di Album alle 21. Vi ringrazio ancora, grazie di tutto e buona serata.